Accoglienza di migranti, il prefetto di Pesaro Urbino ha incontrato i presidenti degli ambiti territoriali per individuare nuovi alloggi. Vivacchi, sporcizie e degrado, in aumento le segnalazioni dei cittadini sui passeggi di Fano. Fratelli d'Italia torna a chiedere più sicurezza e la chiusura notturna del parco. Allarme caldo nelle Marche, la Protezione Civile accende il bollino arancione mentre la Società di Medicina Ambientale avverte attenzione ai colpi di calore e alla disidratazione, bastano semplici accortezze per alleviare i disagi ed evitare problemi alla salute. Ho dovuto accendere l'aria condizionata per poter dormire perché sennò non si riusciva, era molto caldo. A Fano nasce la Visit Card, un passepartout turistico che consente di conoscere meglio la città e il territorio. Con il rito di apertura del Sacro Fuoco, questa sera prende il via la Fano Fortuna e domani si entra nel vivo con la Fano dei Cesarini dedicata ai bambini. Buonasera a tutti, benvenuti a Occhio alla Notizia. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, oggi ha accolto e accompagnato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ad una serie di incontri relativi alle due alluvioni che hanno colpito nel settembre 2022 Senigallia e Pesaro nel maggio 2023. A margine della riunione dei sindaci che si è svolta nel comune di Pesaro, il ministro Musumeci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. C'era per noi Marco Lonigro. Dobbiamo imprimere un'accelerazione alla fase della ricostruzione. Oggi abbiamo avuto la grande opportunità di un confronto diretto sul territorio con le istituzioni governative, il ministro Musumeci, ma anche con tutti i sindaci. È la fase della progettazione delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, è la fase della ricostruzione delle infrastrutture, è la fase della ricognizione definitiva per i ristori delle famiglie e delle imprese più colpite. Oggi due riunioni importanti, quali sono state le richieste pervenute? Tre riunioni importanti perché stamattina abbiamo tenuto un vertice tecnico con i riferimenti più importanti sul territorio e abbiamo individuato, dopo aver ascoltato gli amministratori locali, quali sono le criticità, la voglia di fare presto e di fare bene, la voglia di dare risposte concrete alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni e mi sono permesso di condividere assieme a questa impostazione la necessità di ricostruire in fretta, ma ricostruire per evitare di dover riproporre le vulnerabilità, le fragilità del passato. Non basta ricostruire presto, ma bisogna anche ricostruire meglio, con uno studio attento del territorio, sapendo che il rischio zero non esiste, ma che possiamo, in una seria prevenzione strutturale, ridurre la portata del rischio in un territorio che, come la storia anche recente ci insegna, è particolarmente vulnerabile, ma c'è grande buona volontà, i sindaci, i presidenti di provincia, la regione che ha voluto questi appuntamenti e il governo nazionale. Se facciamo rete, se una volta tanto mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo per il diritto alla sicurezza che è prioritario e fisiologico, io sono convinto che le risposte arriveranno. Invece la prefettura di Pesaro Urbino è al lavoro per individuare nuovi alloggi da destinare ai migranti che arrivano nel nostro territorio. A tal fine nei giorni scorsi si è svolto un incontro con i presidenti degli ambiti sociali. Occorre che ciascuno di noi faccia la sua parte per l'accoglienza, impegnandosi a dare la giusta ospitalità a quanti giungono nel territorio nazionale in condizioni di estremo bisogno. Sono le parole del prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco, che ha incontrato i presidenti degli ambiti territoriali e sociali della provincia, ai quali ha rivolto un richiamo all'unità e alla collaborazione per individuare strutture da destinare all'accoglienza di migranti.
Confido, aggiunto il prefetto, che con la collaborazione di tutti i sindaci siano tempestivamente individuati alloggi pronti all'uso o che necessitano di piccoli interventi di proprietà pubblica o privata per ospitare gli stranieri richiedenti asilo con il sostegno delle risorse a ciò destinate dal governo. La questione dei migranti non è una questione preoccupante, è una questione sociale, una questione di umanità. Penso che se ogni paese ospiti 5 o 6 migranti non succede nulla di particolare, gli si dà loro la possibilità di farsi una vita normale. Lei deve sapere che tutti i sindaci che hanno ospitato, e sono diversi, che hanno ospitato migranti, tutti mi hanno detto che i migranti si sono integrati perfettamente e sono ben felici dell'esperienza che hanno vissuto, quindi non vedo nessun problema migranti. Un piano che è strutturato in che modo? Un piano che è strutturato sotto diversi profili. Intanto adesso sentirò i sindaci e devo dire, guardi, veramente li ringrazio perché quelli che ho già sentito mi hanno messo a disposizione già degli alloggi. Sentirò tutti i sindaci uno per uno e insieme a loro troveremo delle sistemazioni, delle abitazioni per le donne, gli uomini, i bambini, i ragazzi, per tutti coloro che fuggono da posti e da violenze indicibili e che abbiamo il dovere come esseri umani di accogliere. È importante la prima accoglienza, ma è soprattutto importante poi farli integrare nella società nostra. Non ho mai pensato di accogliere, di mettere lì la gente e abbandonarli al proprio destino, assolutamente. Io penso che sia fondamentale l'integrazione, ma non a parole, l'integrazione nei fatti, quindi adesso andrò in settimana in un comune dove sono arrivati appunto 6 migranti, 4 donne e 2 uomini e andrò di persona a rendermi conto di come sono accolti e delle possibilità che abbiamo per poterli integrare al meglio. Gara di solidarietà per la famiglia di Festus, l'ex portiere del Maroso Mondolfo deceduto a 31 anni in un grave incidente stradale a Francolise in provincia di Caserta. La comunità di Mondolfo e non solo si sta mobilitando per sostenere la famiglia mediante una raccolta fondi lanciata dal fratello su GoFundMe. In 2 giorni con circa 700 donatori sono stati raccolti oltre 21.000 euro che serviranno ai suoi cari per far rientrare la salma a Mondolfo per il funerale e la sepoltura che avverrà proprio nella città in cui Festus, di origine ghanese, ha vissuto fino a pochi anni fa. Ancora cronaca, un incendio oggi intorno alle ore 13 ha coinvolto la catasta di legna e detriti trasportata dal fiume Foglia dopo l'ultima alluvione rimasta bloccata sotto il ponte Brigata Ebraica sulla statale Adriatica a Pesaro. L'allarme è scattato quando si è levata in cielo una densa nube di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 mezzi. Non si esclude il gesto doloso ma nemmeno la possibilità che una cicca di sigaretta gettata da un automobilista possa aver innescato il rogo. Torniamo a parlare dei passeggi di Fano perché alla nostra redazione continuano ad arrivare foto e video che mostrano coperte, materassi e persone che dormono sulle panchine. D'altra parte Fratelli d'Italia è tornato a chiedere più sicurezza ma anche la chiusura notturna del parco. Totale abbandono e scarsa sicurezza è questo quello che lamenta Fratelli d'Italia Fano per quanto riguarda il parco dei passeggi. Poco tempo fa avevate organizzato anche un sit-in per lanciare un appello alla Giunta. Sì, un appello accorato per veramente attirare l'attenzione su una situazione di degrado e di totale abbandono di quello che è il polmone verde della città di Fano, no? I passeggi che dovrebbero rappresentare un luogo di aggregazione dove le famiglie, in particolare le mamme che vanno a passeggio con i bambini, portano i bambini a giocare, invece troviamo un'area completamente abbandonata. Con scarsissima sicurezza. Proprio in questi giorni ulteriormente ci segnalano come questi passeggi vengono comunque adibiti a dormitorio piuttosto che a spaccio di sostanze stupefacenti, bivacco fin dalla mattina presto e appunto con il fatto anche che non ci sia la chiusura di questi spazi, la notte comunque persone vanno, si recano e dormono. Quindi veramente questa è una situazione inaccettabile, lo abbiamo denunciato più volte attraverso i media, lo abbiamo fatto con un sit-in, quindi con una protesta forte nei confronti di una giunta che non può non accogliere le richieste dei cittadini legittime e soprattutto fondate. La cosa che più ci stupisce indubbiamente in questa situazione è che all'esito, all'indomani della nostra manifestazione, appunto per attirare concretamente l'attenzione, l'assessore competente, quindi l'assessore Brunori,
proclamava, diciamo proprio così, perché sui social con un intervento con della semplice ghiaino e con il quale si sarebbe dovuto risolvere la, diciamo, il decoro e tutto il contesto dei passeggi, cosa che chiaramente non è. Ci troviamo a distanza di un paio di mesi in una situazione ancora peggiore di quella che avevamo denunciato. Dunque, Del Vecchio, nello specifico, quali sono gli interventi che richiedete? E noi chiediamo che tutte le panchine che sono ammalorate vengano sistemate, i controviali vengono sistemati dall'erba che c'è in giro, dalla ghiaia proprio che manca nei camminamenti e soprattutto che venga messa in sicurezza, perché ci sono dei bivacchi continui. Fino a qualche anno fa questo polmone verde della città veniva chiuso di notte proprio per evitare, no, i bivacchi, e veniva anche controllato una volta, due volte al giorno, perché può essere anche luogo di spaccio di stupefacenti. Quindi invece, essendo un luogo sensibile dove vanno i bambini con le famiglie, è bene che sia ben controllato e che venga anche sistemato il ponte che è stato realizzato qualche anno fa tra sopra il canale Albani, che quindi unisce le due sponde, che da 10 anni circa non viene più mantenuto in nulla. Quindi una serie di interventi che il Comune, con non cifre esagerate, potrebbe fare e dare un po' lustro a questo polmone verde, considerando che qui ci sono tanti annunci di parco allo zecorificio, di piantumazione di alberi in altri luoghi e non si guardano le cose più ovvie, come in questo caso un parco che è utilizzato da tantissimi cittadini, che è l'unico polmone verde al centro della nostra città. Diamo ancora spazio alle vostre segnalazioni e cominciamo dai video girati da un telespettatore a Bellocchi di Fano, esattamente in via Ottava Strada, dove, come potete vedere, ci sono diversi tir incolonnati. Ma è possibile, ha commentato il reporter, che in un punto della strada molto stretta, addirittura di fronte a un'abitazione, ci debba essere una fila di tir, detto che per entrare in un capannone occupano mezza corsia? Questo accade quasi tutti i giorni. Il segnalatore chiede più controlli da parte delle forze dell'ordine perché, ha affermato il reporter, non è giusto che certe persone debbano impossessarsi così facilmente di strade pubbliche. Rimaniamo a Bellocchi, ma ci spostiamo in via Turati, dove accanto alla cabina dell'Enel, come potete vedere, è stata fotografata una piccola discarica a cielo aperto. Infine, un altro reporter ha fotografato la vegetazione incolta nell'area situata dietro al Brico Center. Il Comune di Fano, o comunque l'organo competente per la manutenzione del verde in quell'area, si ricorderà, ci ha scritto, che ci sono alberi e arbusti che stanno ricoprendo i parcheggi. Cambiamo argomento, continua l'ondata di calore sull'Italia e anche sulla nostra regione, dove pure domani le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi. Per questo la Società Italiana di Medicina Ambientale ha diffuso una guida con i consigli pratici per difendersi dal caldo. Sentiamoli nel servizio di Stefania Bonomi, che ha anche intervistato cittadini e turisti nel centro storico di Fano. Ed è ancora allerta meteo, ma questa volta per il caldo rovente, complice l'anticiclone africano, che ha investito anche le Marche, con temperature percepite fino a 40 gradi centigradi. Anche domani, giovedì 13 luglio, persisteranno temperature infuocate, che possono provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. Ed ecco quali sono i consigli che la Società di Medicina Ambientale diffonde come guida per difendersi e proteggersi dal caldo record. Evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e uscire di casa solo nelle ore più fresche. Assicurare un adeguato ricambio di aria in casa e agevolare la ventilazione naturale. Mantenere le stanze fresche, schermando le finestre esposte al sole, utilizzando tapparelle persiane e tende. Fare bagni e docce frequenti con acqua possibilmente tiepida. Assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata, evitare alcolici e preferire cibi che contengono molta acqua come frutta e verdura. Quando si esce di casa, proteggere gli occhi con occhiali da sole e prevenire scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. Ed infine, anche per i più temerari, è meglio evitare l'attività sportiva all'aperto nelle ore più calde. Come sta affrontando queste giornate di caldo? Facendo il bagno al mare quando si può e poi bevendo, mangiando molta frutta. E nelle ore più calde o nell'acqua del mare o a casa. Ecco, visto che ha il cane, i cani sono molto a rischio.
Sì, infatti adesso siamo usciti, torniamo a casa subito, facciamo tutti gli angoli dove c'è l'ombra e poi a casa l'ho un po' bagnato, e gli ho dato l'acqua da bere perché altrimenti poverino, ecco. Le persone più a rischio sono bambini ed anziani, ecco il bambino, come lo tuteliamo? Idratarlo maggiormente, fruttini e poi anche stando a casa nelle ore più calde, infatti noi ieri siamo stati dentro con l'aria condizionata e infatti adesso tra un po' è ora che riandiamo a casa perché il caldo si fa sentire. Come si può capire quando il bimbo soffre il caldo? Quali sono i sintomi? Quando incomincia diciamo a piangere, che non si riesce più a tenerlo né in braccio né nel passeggino. È riuscita stanotte a dormire? Poco. Ho dovuto accendere l'aria condizionata per poter dormire perché sennò non si riusciva, era molto caldo. Lei abita in centro storico o sul mare? Massima periferia al mare però, comunque era molto caldo lo stesso. Vi vedo con il casco, da dove arrivate? Noi arriviamo da Vicenza, però siamo andati giù in Argentario, siamo venuti di qua, stiamo facendo un giro. Ma come fate a viaggiare con queste temperature con il casco? Bisogna, non c'è alternativa. O lo metti o ti multano oppure non vai a piedi. Ma ce la si fa? Sì, sì. Si suda un po' però dai. Ma noi motociclisti siamo abituati a queste cose. Come si cura un animale quando fa così caldo? Noi lo teniamo sempre al fresco, però lo portiamo sempre in giro. Poi li portiamo, abbiamo la roba fatta apposta. Sono dei tappettini che mettiamo nel congelatore e poi lo portiamo con noi così si rinfresca il cane. Questo caldo come lo affrontiamo? Non troppo male. All'ombra si beve molto acqua. Quando è in casa che sistema utilizza per cercare di ovviare un po' ai problemi del caldo? Noi abbiamo il cappotto, abbiamo fatto il cappotto, quindi si sta tenendo le finestre chiuse quando ci batte il sole e quando il sole è dall'altra parte. Le nostre camere sono verso il mare, quindi arriva la brezza marina la sera, quindi riusciamo a stare bene così. Cosa fa in giro con questo caldo, signora? Ma io sono giovane, vero? Come affronta questo caldo? Con pazienza, tanto. Fino a giugno era freddo, adesso è venuto il caldo, ce l'andiamo, no? Beve tanta acqua? Che scritta! Bevendo tanta acqua, ovviamente, e andando al mare, cercando di rinfrescarmi il più possibile. Fanno visit card, è diventata realtà, il comune ha infatti lanciato la carta dei servizi riservata ai turisti con la quale sarà possibile usufruire di agevolazioni, muoversi tranquillamente all'interno della città e scoprire le bellezze, tutte le bellezze della città in comodità. Una iniziativa che riqualifica l'accoglienza fanese, il servizio di Massimo Foghetti. Si sono visti aumentare la tassa di soggiorno, ma in compenso usufruiranno di non pochi benefici concessi dall'assessorato al turismo, sia per visitare le attrattive della città che per usufruire dei servizi. Tutti coloro che, risiedendo in una struttura ricettiva, pagheranno la tassa, riceveranno infatti la visit card, un lasciapassare che in termini concreti si traduce anche in un risparmio economico. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli insieme a rappresentanti delle associazioni di categoria. Questa card che da oggi tutte le strutture ricettive potranno consegnare ai turisti, l'abbiamo voluta realizzare perché abbiamo bisogno di avvicinare i turisti a visitare il nostro centro storico, abbiamo bisogno di implementare una serie di servizi utili e sarà veramente molto semplice. È gratuita per chi paga la tassa di soggiorno, verrà consegnata e dopo aver inserito un numero di attivazione nel cellulare potrà semplicemente essere attivata e da lì inizieranno una serie di servizi. È gratuita per i turisti, per tutti i cittadini che vogliono potrà essere acquistata da qualche giorno nella nostra applicazione Visitfano oppure nel sito www.visitfano.info. Quali sono i benefici che si possono ottenere? Sono i benefici richiesti direttamente dai turisti che arrivano nella nostra città, per cui trasporti per arrivare nella città di Fano. Abbiamo accesso diretto al museo, accesso gratuito, tra 15 giorni aprire
riapriremo gli scavi archeologici di Sant'Agostino. Inoltre, chi ha la card avrà diritto ad una visita guidata nel centro storico insieme alle guide abilitate. Invece in zona mare, in collaborazione con il Ridosso, ci sarà la possibilità di visitare i luoghi del mare. Poi tanti altri benefici, come ad esempio sconti nei biglietti dei principali eventi della città, oppure sconti sul merchandising di Fano, gli sconti grazie a una collaborazione con gli Itinerari della Bellezza e i principali musei del territorio. Insomma, un bel progetto che vuole integrare servizi e fare in modo che il turista possa vivere al meglio il nostro territorio. Non poco importante è la gratuità sui mezzi di Adriabus, che consente al turista, che magari risiede a Marotta, Ponte Sasso, Torrette, di partecipare a tutti gli eventi che si svolgono a Fano e a coloro che si trovano in città di raggiungere le spiagge di Fosso Seiore. L'utilizzo del servizio urbano a Fano, e in questo, nel servizio urbano è ricompreso anche il collegamento extraurbano fino a Fosso Seiore e il collegamento fino a Marotta, è gratuito per il nostro ospite, quindi città. Possesso della carta attivata, quindi valida, la presenta al controllore nel caso in cui viene chiesta. Il controllore verificherà che la carta è attiva e il nostro ospite può viaggiare tranquillamente per tutta la validità della carta, appunto, che è attiva per 7 giorni o 14, così come ci diceva l'assessore. Con il rito di apertura del fuoco sacro a cura del gruppo Vestali della colonia Iulia Fanestris, questa sera alle 21.30 prenderà il via l'edizione 2023 della Fanum Fortune e la Fano dei Cesari. Invece domani, giovedì 13 luglio, la manifestazione entrerà nel vivo con la Fano dei Cesarini a cura del comitato Noi di Sant'Urso. Si tratta dell'iniziativa dedicata ai più piccoli, dove anche i diversamente abili avranno la possibilità di essere protagonisti con la corsa delle super bighette, questo alle ore 19.30. Il tutto però inizierà alle 17.45 con il raduno delle quattro fazioni in piazza 20 settembre, per poi partire alle 18 alla volta del Pincio, dove si terranno giochi e spettacoli. Nella stessa giornata, nell'area San Michele, è prevista la ricostruzione del mercato romano con arti e mestieri e di una domus romana. Inoltre apriranno gli accampamenti, i mercatini, le ricostruzioni militari e le dimostrazioni didattiche nell'area del Pincio. Alle 22.30, grande evento di danza, sempre al Pincio, a cura dell'Accademia dello Spettacolo. Ora ci spostiamo a Tombaccia di Fano, dove lo scorso fine settimana migliaia di persone hanno partecipato alla 12ª edizione della Festa del Fritto. C'era per noi Cristiana Guerra. Musica, gastronomia e tanto divertimento sono gli ingredienti che hanno caratterizzato la 12ª edizione della Festa del Fritto. Da venerdì a domenica a Tombaccia di Fano si è conclusa con un grande successo di pubblico la festa più gustosa dell'estate. Organizzata dall'associazione Quaid La Dal Fiume, patrocinata dal Comune di Fano, ogni anno la manifestazione attira migliaia di persone della zona e non solo, dando vitalità al quartiere grazie all'impegno di quanti collaborano con passione e impegno per la riuscita dell'evento. Direi benissimo, forse ancora meglio di quello che ci aspettavamo. Accade ogni edizione, è così praticamente, c'è una crescita esponenziale. Non so come faremo nei prossimi anni, perché logisticamente purtroppo siamo qua, non abbiamo la possibilità di ampliarci. Venerdì è stato buono, ieri effettivamente c'è stata un'affluenza esagerata e stasera non riusciamo a servire tutti, per cui anche stasera la frequenza è molto molto alta. Fin dalle ore 19 gli stand gastronomici hanno accolto le persone presenti che hanno assaporato diversi menù, tra cui prodotti tipici come la frittura di verdure, pesce, carne, oltre alla novità 2023. Per quanto riguarda la novità, è solo relativa al dolce, che praticamente abbiamo preparato degli straccetti e delle piccole bombette. Mentre invece per quanto riguarda il restante parte del fritto, eccetera, siamo rimasti sul solito standard, perché è quello che funziona, per cui noi va bene così. Un quartiere un tempo poco conosciuto, diventato oggi una realtà importante per l'intera città. Questo è un evento che ormai ha 12 anni, ma è nato proprio per valorizzare una zona, quella di Tombaccia, che a Fano si pone proprio dopo il fiume Metauro, per far parlare di questo territorio, per farlo crescere.
per dargli importanza nei confronti della città, e questa è una cosa che dovrebbero fare e stanno facendo un po' tutti i quartieri. E in questo caso devo veramente ringraziare una comunità di circa 100-150 ragazzi che in questi tre giorni si adopera pieno, tra coloro che si impegnano dalle mansioni più spicciole a quelli che cercano di fare qualcosa anche di più per la comunità. Quindi credo che questo sia il modo giusto, vero, di concepire anche una città. Il sindaco Matteo Ricci e l'assessore allo sport Mila Della Dora hanno incontrato le ragazze della nazionale Under 19 di basket femminile in ritiro a Pesaro in vista dei campionati mondiali che si disputeranno a Madrid dal 15 al 23 luglio. Siamo orgogliosi, hanno detto Ricci e Della Dora, che ancora una volta la FIP abbia scelto Pesaro per la preparazione della nazionale femminile. La pallacanestro è un pezzo importante della nostra cultura, un elemento identitario di Pesaro 2024. Invece Magda, Jacopo, Annalisa, Mattia e Maddalena sono i nomi dei 5 pesaresi che rappresenteranno la città di Pesaro al 25esimo World Scout Jamboree, il raduno mondiale degli scout che si terrà in Corea dal 1 al 12 agosto prossimo. Vedete, vivete questa esperienza al massimo e buona strada, hanno commentato il sindaco Ricci e gli assessori Vimini e Pandolfi che ieri mattina li hanno ricevuti in comune. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo un approfondimento con i comici del San Costanzo Show sullo spettacolo che il 22 luglio porteranno in scena all'Arena BCC di Fano. Seguirà uno speciale dedicato all'ingresso a Fano del nuovo vescovo Andrea Andreozzi. Grazie per averci seguito e buona serata su Fano TV.